Buongiorno, stamattina mi trovo a Forcola, vicino a Sondrio. Per arrivare fino a qua bisogna fare il ticket, si trova una macchinetta sulla strada, costo 5 euro tutto il giorno. Prima che finisce la strada asfaltata, nella curva prima, c'è un piccolo parcheggino dove c'è scritto fontana, è meglio parcheggiare qua. Se no bisogna trovare degli spiazzi a lato strada. E adesso continuo sulla strada fino alla deviazione che vedremo dopo. Alla fine della strada asfaltata troviamo i cartelli Monterolla 3 ore. Il primo pezzo è una strada carrabile, quindi molto semplice. È passata una mezz'oretta, la strada è a tratti cementata, a tratti sterrata. Adesso si comincia a scendere un pochino. Dopo una quarantina di minuti troviamo una deviazione. Qui c'è anche una bella fontana. E, ecco, c'è il cartello. Prendiamo a destra Monterolla 1 ora e mezza. Invece dritti si può andare anche al Lago Collina. Da qua, Lago Collina, trovate il video sul canale. Pochi minuti dopo l'incrocio siamo all'Alpe Provenzone. E prima di quella casetta rotonda, attenzione, qua a sinistra vediamo dei segni rossi, dobbiamo prendere questa stradina. La strada continua poi a sinistra e sale di fianco a quella casetta. Appena più avanti la strada entra nel bosco e comincia questo sentierino. È passato 1 ora e 20 dalla partenza, siamo fuori dal bosco, un bel panorama su tutte le orobie, anche oggi è un po' nuvoloso, purtroppo non manca molto la vetta. L'ultimo pezzo è bello ripido, ma il sentiero è molto semplice. Questo è l'ultimo pezzo visto dall'alto. C'è tutto uno zigzag così e lasci escire dal bosco. Dopo solo 1 ora e mezza eccomi arrivato in vetta. Già che ci sono e ci ho messo poco, continuo fino al Monte Canale. Dopo la vetta il sentierino continua e subito dopo bisogna scendere un po' da questa crestina, quindi ci abbassiamo un po' di quota. Questa è la crestina che ho fatto dopo la vetta, molto semplice. Dopo una ventina di minuti dalla vetta, che era sopra là, si fa tutto quel sentierino a scendere e adesso si scenderà ancora un po' e poi si comincia a prendere la cresta che sale fino al monte. Adesso ho fatto quel traversino e purtroppo c'è ancora un altro pezzo da scendere. Il brutto sarà dopo risalirlo con le gambe più stanche, comunque si farà. Passata quasi mezz'oretta e sono quasi alla base della cresta di salita. Eccomi proprio alla base. Qui a destra vedo dei segni
noi dobbiamo andare su dritti. Dalla base il primo pezzo non è molto evidente, voi salite su dritti, che dopo il sentierino si fa un po' più evidente. La traccia è molto ripida, direi più adatta a uno escursionismo esperto, eh? Non manca molto, penso sia sopra lì. Sono passate 2 ore e 8 minuti. Sembra che ho fatto un po' in fretta. Non vorrei che sia solo un primo pezzo. Infatti era solo il primo pezzo. Però adesso vedo la vetta che è là in cima. Mi manca ancora un bel po'. Allora, eravamo là, tutta la cresta là, si scende tutto là e si sale. Siamo quasi sotto l'ometto che si vedeva da sotto, che è quello là. Adesso qua troviamo della ganda. Ma non siamo ancora arrivati in vetta, eh. Pensavo che era quella, invece si continua. Infatti eccola là dove è la vetta, manca ancora un bel po'. Dopo lo metto nel gigante, il sentiero è meno ripido e un po' più semplice. Ultimo pezzo. Questi tutti i dossi che sto facendo. Un po' di neve all'ultimo pezzettino, ma si può evitare qua di fianco senza problemi. Ci siamo quasi, eh. Dopo 3 ore giuste sono arrivato in vetta e questo è il panorama che si vede, spettacolo. Peccato che anche oggi c'è un po' di nebbia. Quella è tutta la cresta fatta. Ok, per oggi è tutto. Un like se vi è piaciuto, iscrivetevi per rimanere aggiornati. Alla prossima!